è tra i più attesi oggi. È in forma fantastica, come dimostra la tripletta dell'ultimo match. Gara tutta da vivere live su EA Sports. L'Allianz Stadium fa da teatro a questa sfida che può regalare veramente grandi emozioni. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Si affrontano Juventus e Cagliari. Non so tu, Pier, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita. Pure di notte me la son sognata. Ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Le scelte del tecnico del Cagliari per questo match: la difesa a oltranza è la loro caratteristica. Lede, questa è una filosofia di calcio che magari non fa impazzire dal punto di vista dello spettacolo, ma che certamente può offrire dei risultati. Sì, Pier, danno molta importanza alla fase difensiva, è vero. Vedremo se e come cambieranno le cose con il passare dei minuti. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Augello. Gaetano. Si inserisce bene e recupera. Douglas Lewis. Tenta l'imbucata profonda. De Iola. Avanzano nella tre quarti avversaria. Gioco molto spezzettato, si costruisce poco e a fatica. Piccoli. Può inquadrare la porta e trovano subito il gol che sblocca la partita. Partenza a razzo per loro. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Si riprende a giocare, punteggio che vede ora la Juve sotto di un gol. Cop Miners. Cambiaso. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Gaetano. Non è solo qui. Vada Vlahovic. Lo lascia sul posto qui. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Corner Juve. Palla verso il centro dell'area.
Douglas Lewis. Palla respinta dal difensore. Il corner è arrivato al termine di una pressione insistente. I tifosi apprezzano, vedremo come li sfrutteranno. Sceglie la soluzione ravvicinata. Locatelli la mette verso l'area. Attenzione a lottare, ma non è finita. Cerca la porta. Intercetta la conclusione. Pericolo scappato. Corner corto. Vuole un pallone lungo. Ottimo l'intervento del difensore sul cross. Cagliari che potrà battere un calcio di punizione. Interviene e recupera palla. Il tratto è calibrato bene. Non si lascia sorprendere qui il portiere. Theon Kopmeiners. Dusan Vlahovic. Kopmeiners. Palla tra i piedi di Theon Kopmeiners. Non è solo. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Ottima scelta di tempo, buona risposta del portiere. Douglas Lewis. Prova a sfidare la difesa avversaria. Prova ad alzarla per scavalcare la difesa. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. De Iola. Makumbu. Francisco Conceição. Che palla che è riuscito a intercettare. Zito Luvumbo. Gaetano. Piccoli. Taglia in due la difesa con questo lancio, attenzione. Grande parata. Super portiere. Chance da calcio d'angolo per raddoppiare il vantaggio. La tocca al compagno. Attenzione, pericolo. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Vlahovic. Dusan Vlahovic. Vada Vlahovic. Entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Augello. Gaetano. Piccoli. Occhio qui. Può mettere da lì la parata del portiere che dice di no.
Theon Kop Meiners. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari, vedremo se sarà la mossa giusta. La perde. Sceglie la soluzione profonda. Possono annullare lo svantaggio. E c'è la conclusione. E c'è il gol, la Juve ritrova la parità. Play che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato, efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. E il mister giustamente carica i suoi giocatori. Sono di nuovo in parità. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Gaetano. Buono il lancio, smarcante. Muovono bene il pallone qui. Attenzione, pericolo. Intervento decisivo che vale come un gol questo. Danilo. Douglas Lewis. Francisco Conceição. Kop Meiners. Manuel Locatelli. Il recupero del Cagliari. Si propone il Cagliari. Zito Lubuco. E il portiere dice di no. È un pareggio divertente a cui stiamo assistendo, Pier. Anche il dato sui tiri evidenzia la vivacità delle due squadre in campo. Entrambe hanno avuto diverse occasioni. Io sono certo che proveranno a vincerla fino alla fine. Sfuma l'occasione. Avanza la caccia di spazio. Carica il tiro. Determinante la deviazione. Azzi. C'è la rimessa con le mani. Si giocherà per almeno altri due minuti. Il pressing del difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea. Theon Kop Meiners. Conclusione che non crea problemi al portiere. Fischia l'arbitro, manda le squadre in spogliatoio e finisce il primo tempo qui all'Allianz. Squadra di nuovo in campo, tutto pronto per la ripresa dopo un primo tempo nel quale ci hanno fatto divertire parecchio. Speriamo che anche i secondi 45 minuti seguano la stessa falsariga. Ottima la copertura. Augello. Attenzione, perde un pallone pericoloso.
Makumbu. Va via, ha un'autostrada davanti a sé. E c'è il pallone in rete, passa avanti, vantaggio importante anche a livello psicologico. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Gaetano si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Vlahović cerca la parabola alta. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Obert. Makumbu. Gaetano. Piccoli. Zito Lubumbo. Deiola. Prova con questo lancio in verticale. Spinge il portiere, ma il pallone ancora lì. Pallone che è uscito, ma qui ha sprecato davvero un'ottima chance. C'è un cambio nel Cagliari. Entra in campo con il numero 18 Razvan Marin. Teun Kopmeiners. Dusan Vlahović. Francisco Conceição. Douglas Luiz Soares de Paulo. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Il tratto è calibrato bene. Niente da fare qui per loro. Occhio al contropiede qui. Si ricorda al pubblico che nel battere stadio possesso regalato. 2 per 1 su moltissimi articoli. Affrettatevi. Piccoli. Perde palla il Cagliari. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Douglas Luiz. Prova ad andare. Grande parata. La calcia in profondità. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Azione che sfuma. Prova la traccia interna. Vada Vlahović. Occasione! Conclusione che non trova la porta, decisiva la deviazione. Augello. Makumbu. Può sfruttare lo spazio lateralmente. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Colpito il pallone dal difensore. Fa il suo ingresso in campo dalla panchina.
Pizzi. In campo con il numero 28, Zappa. La tocca corta. Azione da seguire. Il portiere blocca senza problemi. Nuovo possesso del Cagliari. Zappa. Cerca una traccia aerea. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Francisco Conceição. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari. Vedremo se sarà la mossa giusta. Weston McKennie. Cambiaso. La mette sul secondo palo. Altra possibilità dopo il rinvio. Azione che si esaurisce. Makumbu. Gaetano. Zito Luvumbo. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Perde palla. Sentite i tifosi, vogliono che calci da lì. Brutta conclusione, davvero da dimenticare. L'hanno chiamato a gran voce quando ha raggiunto il limite dell'area spingendolo a tirare. Ma nel momento decisivo non ha avuto il sangue freddo che serve in queste occasioni. Che opportunità sprecata, Pier. Aumenta la pressione. Palomino. Obert. Augello. Riconquista la palla in zona d'attacco, attenzione. Si appoggia dietro. Pallone in rete e raddoppia il vantaggio la Juve. Questo è un gol che merita di essere rivisto. Da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Era difficile mancare il bersaglio da quella distanza. Aveva un ampio specchio di porta dove piazzare il pallone e non ha sbagliato. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Marin. Zappa. Palomino. Makumbu. Piccoli. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Conclusione respinta, pericolo che svanisce. Douglas Lewis. Palla persa dalla Juve. Augello. Obert. Makumbu. Ancora 5 minuti da giocare. Viola. Cerca il tocco profondo. Possesso regalato. C'è spazio, occasione. Ottimo intervento che evita guai seri. Zappa. Viola. Makumbu. Marin. Marin. Viola. Makumbu. L'extra time sarà di 2 minuti.
Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. Occhio al pallone in mezzo. Rubio non è un granché. Possono respirare. Gran palla profonda. Controlla palla, può fermare da lì. E c'è il gol che serve a mettere al sicuro il risultato. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Aveva solo il portiere da battere, non ha rischiato la giocata di fino, ha preferito optare per la soluzione di forza. Ha preso la mira e l'ha messa dentro. L'arbitro fischia la fine, la Juve porta a casa questi tre punti. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare.